Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Anche noi torniamo alla normalità e dunque oggi vi presentiamo un nuovo amico a quattro zampe da adottare. Prima del lockdown sono arrivati da noi due cuccioloni. Iniziamo a parlare di Lulu. È una mista maremmana che arriva dal sud, era stata adottata dalla sua famiglia e poi è entrata in canile tramite i servizi sociali. Quello che sappiamo di lei era che appunto viveva con il fratello, più o meno della stessa età, e in una famiglia, in un appartamento con anche dei bambini. Infatti Lulu non sembra avere particolari problematiche verso i bambini, ha solo una sorta di diffidenza iniziale verso chi non conosce, sia adulti che più giovani. Quindi bisogna lasciarle il tempo per aprirsi e per affidarsi alle persone, ma credetemi che ci metterà pochissimo perché la Lulu è un vortice. Lei ti coinvolge con la sua simpatia e proprio con il suo essere cucciolona. È una taglia media, ha già avuto il primo calore, quindi si può dire che sta diventando una cagnolina adulta. Verrà poi sterilizzata, ma appunto siccome è appena finito il calore dobbiamo aspettare un attimo. In canile quello che vediamo è che lei va molto d'accordo con gli altri cani, è veramente una cagnolina che vuole stare anche a contatto con i suoi simili. È una cagnolina abbastanza impegnativa, nel senso che la Lulu ha bisogno di uscire frequentemente. Io me la immagino con una famiglia magari che riesca a portarla nel bosco, a fare passeggiate lunghe, e insomma richiede tempo perché appunto è un vortice di energia e bisogna saperla gestire. La cosa che dovrebbe avvantaggiare è che sa già stare in casa, anche se magari bisogna abituarla a sporcare all'esterno e poi abituarla anche a essere lasciata da sola in casa. Però per questo ci siamo noi a darvi una mano. Se la nostra intenzione è quella di adottare un nuovo amico a quattro zampe, cucciolo adulto, quale sarà la precauzione, quali saranno appunto le indicazioni se però abbiamo già un nostro animale domestico in casa come il gatto? Ascoltiamo la dottoressa Eva Princi, etologa felina. Ed eccoci con la dottoressa Princi, buonasera. Buonasera. Rieccoci qui per parlare ancora della convivenza in casa tra cane e gatto. Ecco, il quesito è questo: quando io ho già un gatto in casa e voglio anche un cane, funziona la convivenza e come dovrei approcciarmi per far sì che la convivenza sia una convivenza felice, serena? Ma sicuramente sì, è fattibile. Chiaramente bisogna tenere conto di alcuni aspetti che riguardano il gatto, soprattutto per quanto riguarda l'importanza che ha per lui il territorio e quindi in questo caso la casa. Introducendo diciamo un nuovo animale, e in questo caso appunto un cane, bisogna sempre appunto fare queste considerazioni, che si sta introducendo comunque un soggetto estraneo che dal punto di vista del gatto è comunque percepito come un intruso. Per il gatto il territorio è qualcosa di fondamentale, qualcosa di molto molto importante che non può essere assolutamente trascurato, quindi tutto quello che gli serve per la sua sopravvivenza, per sentirsi sicuro, per poter convivere bene con tutti e formare anche e soprattutto dei buoni legami, dipende molto da come è gestito questo territorio, quindi in questo caso la casa. E quindi partendo da questo presupposto, sicuramente una delle prime, così, dei primi elementi da tener conto è proprio la sicurezza, la percezione di sicurezza che il gatto deve poter avere all'interno del suo territorio. Introducendo un cane, non solo stiamo introducendo un individuo estraneo che non fa parte ancora del gruppo sociale del gatto, non ha per nulla l'odore comune, diciamo, del gruppo sociale, quindi è tutta una relazione da costruire. L'importante è appunto introdurlo attraverso alcune fasi molto importanti che vanno a rispettare quello che è l'approccio con la propria, ma anche un'altra specie
del gatto e anche fornire chiaramente un ambiente che possa dare questo senso di sicurezza al gatto, questo senso di privacy, perché comunque il gatto è un animale che ama molto appartarsi, ama molto vivere dei momenti durante la giornata in cui se ne sta per conto proprio. È difficile magari quando appunto arriva un cucciolo, soprattutto di cane, e quindi quei momenti diminuiscono o addirittura si azzerano. Esatto, però appunto se noi consideriamo che il territorio è proprio uno spazio che per il gatto è importantissimo per il suo senso, diciamo, di sopravvivenza, di sicurezza, anche in un contesto domestico dove magari per noi può sembrare assurdo parlare di sicurezza e di sopravvivenza, però insomma il suo istinto ancestrale lo segue anche in questo rapporto così stretto sia con l'essere umano che con gli altri animali. Quindi all'interno del suo territorio possiamo semplicemente, diciamo, fornire molte possibilità di appartarsi, soprattutto in alto. Il gatto è un animale che ama moltissimo riposare sulle altezze, controllare dall'alto il suo territorio, cosa succede, osservare gli individui, i soggetti che abitano il suo territorio, quindi è un buon osservatore. Quindi possiamo prendere questi spunti e dargli la possibilità di avere dei posti in alto dove non solo appaga quelli che sono i suoi bisogni istintivi di controllo, di osservazione, di riposo, comunque in zone, diciamo, non raggiungibili, ma appunto gli permettiamo anche di non essere raggiunto. Una prima regola assoluta di base è sicuramente dargli la possibilità di non avere subito un contatto, diciamo, visivo, un contatto diretto con il cagnolino, ma prima di tutto avere la possibilità di conoscerlo, diciamo così, a distanza, in modo da poter piuttosto avere un contatto olfattivo con il cagnolino. In questo caso si utilizzano degli oggetti appartenenti al cane in modo tale che vengano lasciati a disposizione del gatto, così lui può annusarli, può un attimino prendere confidenza, quindi seguendo delle fasi che partono da una conoscenza olfattiva senza avere un contatto diretto, si passa poi gradualmente a delle fasi in cui si comincia a far incontrare il cane e il gatto. Ovviamente in questo caso è necessario essere, almeno io consiglio che le persone siano più di una, in modo tale che una persona possa occuparsi, diciamo, del cane, l'altra persona si occupa del gatto, in modo tale che questi incontri siano molto graduali, soprattutto che siano positivi. Che appunto se il cagnolino dovesse eccitarsi eccessivamente di fronte alla vista del gatto, insomma, che si sappia gestire proprio gli stati emotivi di entrambi, chiaramente, in modo tale che la percezione e i primi approcci siano i più positivi possibili. Quindi gli stati emotivi devono essere molto controllati in questa fase, in modo tale che si è certi che siano, che questi approcci siano fatti in modo insomma sereno e rilassante. Ecco, da che cosa mi accorgo? Quali sono le manifestazioni del gatto quando è a disagio oppure ha paura, ecco, del nuovo soggetto arrivato? Beh, sicuramente il gatto se ha la possibilità diciamo lasciare la stanza in cui si trova anche il cagnolino, se ha paura lo farà sicuramente. Potrebbe anche, magari, se appunto è presente il proprietario e quindi col proprietario ha un buon rapporto, una buona relazione, diciamo è un punto di riferimento abbastanza forte, potrebbe rimanere nella stanza, magari un po' sicuramente teso o rigido, quindi sicuramente fisicamente si nota molto bene, insomma, quando il gatto è un po' teso, si irrigidisce fisicamente, fissa in modo molto insistente l'altro soggetto, insomma lo osserva molto bene. Il pelo, però, no, di solito
Il pelo anche. Sì, beh sì, diciamo che se dovesse proprio avere paura, molta paura, chiaramente in questo caso avrebbe delle reazioni, le tipiche reazioni diciamo di quello che si chiama il gatto di Halloween, insomma questo tipico diciamo atteggiamento, comportamento in cui comunica proprio una forte paura, in cui cerca di farsi più grande in modo tale da intimidire l'altro, ma in realtà è solamente diciamo una comunicazione di paura fondamentalmente. Ecco, quindi poi la fase successiva qual è? Quello di avvicinargli il cucciolo in braccio o no? È un errore questo, per esempio? No, meglio di no, perché il gatto deve sempre poter avere la possibilità di scegliere. Questo è un concetto molto importante che si applica in qualsiasi situazione. Deve sempre avere la possibilità di scegliere se avvicinarsi eventualmente, quindi lo farà lui, se avere appunto un approccio un po' più ravvicinato con l'altro soggetto. Quindi è molto importante che non si obblighi, diciamo, in un certo modo il gatto ad avere proprio un contatto ravvicinato con l'altro soggetto, no? Quindi col cagnolino. Poi il passo successivo è lasciarli in qualche modo da soli e approcciarsi da soli. E quali sono le tempistiche? Di quanto si parli? Giorni? Di quanto? Questo dipende molto da entrambi, chiaramente, entrambi gli animali, quindi dipende molto se il cagnolino è un cucciolo, se invece è un cane adulto, ovviamente dipende molto la tipologia di razza e anche ovviamente le esperienze pregresse avute con gatti. Lo stesso vale anche per il gatto, anche il gatto dipende molto da quelle che sono state le sue esperienze con altre specie durante il suo periodo di sviluppo, quindi un po' anche quello che è la sua personalità. Magari se un gatto particolarmente in generale molto timido, introverso, pauroso, ovviamente ci vorrà molto più tempo. Bisognerebbe un po', ecco, diciamo, osservare e capire un po' le due personalità e ovviamente tutto quello che riguarda appunto la razza o comunque le esperienze, insomma, che hanno già avuto. Lasciarli da soli? Lasciarli da soli è l'ultimo step, ma dopo molto tempo, quando siamo veramente certi che possono gestire questa convivenza. E appunto ricordo, questo è sicuramente l'elemento più importante, fornire al gatto la possibilità di avere delle vie di fuga se non si sente sicuro e soprattutto delle vie di fuga in alto in modo tale che non possa essere poi raggiunto nell'eventualità. Però appunto questo è proprio l'ultimo step, quello di lasciarli da soli. Bisogna essere più che insomma sicuri che la convivenza insomma sia già ben radicata ed è sia una buona convivenza, ecco. Ma conosciamo meglio questo soggetto, un altro amico a quattro zampe, ma chi è il gatto? Il gatto è un animale sociale sicuramente, anche se facoltativo, quindi non è, diciamo, in natura per la sua sopravvivenza, non vive in gruppo e non ha bisogno del gruppo per condurre la sua vita, quindi diciamo partiamo dal presupposto che il gatto è un animale solitario per natura, ma nella sua domesticazione, nel suo processo insomma di domesticazione, sicuramente ha imparato molto bene ad adattarsi a tanti ambienti diversi, a tante situazioni diverse, a tante come quella appunto nella convivenza con l'uomo e con altre specie o anche con la propria specie, che insomma forse è la più difficile a volte. È un solitario, ma è anche appunto un animale che riesce a stabilire delle relazioni, è in grado di adattarsi alla vita di gruppo e a stabilire dei legami molto forti sia con la propria specie ma anche con appunto individui di altre specie come l'essere umano, appunto anche il cane, quindi possono svilupparsi dei legami che vengono chiamati proprio preferenziali, cioè il gatto stabilisce questa relazione preferenziale con questo altro soggetto del suo gruppo
con il quale dimostrerà dei comportamenti tipici affiliativi che si appunto manifestano come strofinarsi contro l'altro soggetto, magari leccare l'altro soggetto, comunque avere un contatto fisico molto ravvicinato. Questo anche è sicuramente un segnale di una buona convivenza. Le cose che si possono fare con il gatto e le cose che non si devono assolutamente fare. Bah, sicuramente bisogna una cosa che non va fatta, ma perché oltretutto neanche funziona, è sgridarlo, che purtroppo sono dei mezzi che vengono spesso utilizzati inconsciamente, insomma inconsapevolmente, non conoscendo la specie, però sicuramente diciamo non si educa tra virgolette un gatto sgridandolo, questo assolutamente, anzi se si utilizza questo approccio per cercare diciamo di così indirizzarlo in altri comportamenti magari più desiderabili, l'effetto è assolutamente l'opposto, essendo anche un tipo di relazione molto particolare, perché non essendo un animale sociale obbligato e non avendo bisogno del gruppo, quindi dell'altro per condurre la sua vita, chiaramente la relazione che si stabilisce è una relazione paritaria innanzitutto, ma anche una relazione basata sulla fiducia, sul rispetto di quello che sono i suoi bisogni di specie, quindi sicuramente tendenzialmente un animale, come abbiamo detto, che tende magari ad avere dei momenti, anche insomma diversi momenti durante il giorno in cui se ne sta per conto proprio, quindi rispettare anche questa sua esigenza di solitudine a volte, ma allo stesso tempo appunto rispetto anche nel contatto fisico, perché tendenzialmente appunto non è un animale che ama particolarmente un contatto fisico prolungato. Poi chiaro, ci sono certi soggetti che sono più apprezzano di più, ma diciamo in generale la sua natura è proprio quella di, il contatto fisico non è proprio insomma così desiderato, quindi bisogna un po' diciamo cercare di rispettare queste piccole differenze e queste piccole particolarità, perché rispettandole noi diamo un messaggio al gatto molto importante, che è quello che si può fidare di noi, che non deve appunto sentirsi insicuro nel suo ambiente, nella sua relazione con noi, non ha bisogno di essere in eccessivo controllo anche del suo ambiente, delle sue relazioni, perché appunto può avere piena fiducia. E questi sono sicuramente degli approcci e una comunicazione da parte nostra molto importante per costruire una relazione sana. Ecco, si può educare un gatto? Allora, sì, nel senso che il gatto apprende esattamente come il cane, come qualsiasi ovviamente mammifero, insomma, quindi abbiamo insomma, le tecniche, diciamo, gli strumenti che si utilizzano sono gli stessi, sicuramente le motivazioni cambiano, quindi chiaramente insomma quello che si vuole diciamo far imparare o disimparare al gatto va sempre fatto considerando quelli che sono appunto i suoi bisogni di specie, le sue motivazioni proprio di specie, però in quanto ad apprendimento assolutamente sì, si utilizzano le stesse diciamo tecniche che si utilizzano anche con il cane e hanno successo, insomma il gatto apprende molto, molto bene e facilmente. Benissimo, io la ringrazio per averci fatto scoprire il mondo, questo mondo nuovo, il mondo del gatto, e la ringrazio per tutti i suoi consigli. Grazie a voi. Ed è tutto per questa puntata di Amico Cane, vi aspetto giovedì prossimo sempre alle 20:30 su Rete 55. Buona serata.